I vostri oppositori continuano a non dare credito al governo cosiddetto giallo-verde, al governo Conte, parlano di assegni a vuoto, hanno ragione? Ma le opposizioni stanno riniziando a fare il loro mestiere, cioè quello che forse avevano un po' dimenticato, cioè a fare le opposizioni, lo stanno facendo secondo me in modo estremamente strumentale. Quello che è successo nei giorni scorsi è qualcosa di profondamente importante per l'Italia. E vorrei sottolineare un aspetto che a me è molto caro. È vero che noi siamo in questi giorni di fronte al primo governo del Movimento 5 Stelle, diciamo, condiviso con un'altra forza politica, ma secondo me è straordinariamente importante il metodo col quale noi siamo arrivati a questo governo, che è quello appunto del contratto di governo. È un metodo che è stato secondo me troppo sottovalutato e invece probabilmente è talmente importante che forse addirittura potrebbe anche offuscare il fatto che si tratta del primo governo del Movimento 5 Stelle, perché, ripeto, è davvero un metodo fondamentale e noi dobbiamo lavorare, secondo me, per fare in maniera tale che fra 5 anni venga stipulato un nuovo contratto di governo da, speriamo noi, con altre forze politiche, magari anche con gli amici della Lega, oppure chi sarà premiato dagli elettori, lo vedremo, ma il metodo, secondo me, deve rimanere. Il Premier Conte si è detto garante di questo contratto, ma il matrimonio tra voi e la Lega è destinato a durare o presto voleranno piatti? Ma il tema è sempre lo stesso. Perché c'è stata la necessità di scrivere un contratto? Perché per troppo tempo l'Italia è stata abituata a parole, quindi io non so se qualcuno è andato indietro a rivedere i discorsi inaugurali di un governo, i discorsi di fiducia di altri premier, a partire da Renzi, Gentiloni e via indietro. Nessuno aveva mai messo nero su bianco le proprie intenzioni e è un atteggiamento tra l'altro che è molto comune al mondo della politica. Tutti sottoscrivono accordi, tutti sottoscrivono contratti, regioni, amministrazioni, ma la stessa Italia. Questo è un tema che probabilmente non è emerso o perlomeno a me è sfuggito, ma l'Italia sottoscrive, e io essendo parte della Commissione Affari Esteri, l'Italia sottoscrive accordi internazionali scritti nero su bianco, dei patti con altre nazioni. Il fatto di sottoscrivere contratti e metterli nero su bianco è semplicemente un modo per dire a tutti, in maniera trasparente, evidente e, ripeto, scritto nero su bianco, questo è quello che vogliamo fare. Non ci vedo assolutamente nulla di male, anzi, ripeto, questo metodo dovrà essere ripetuto anche in futuro. Lo pretenderemo alle prossime elezioni e al prossimo voto di fiducia fra 5 anni per il prossimo governo. A proposito di rischio di assegni a vuoto, in autunno ci sarà la legge di bilancio. Salvini si è impegnato a non far scartare le clausole di salvaguardia dell'IVA, quindi l'aumento dell'IVA, e solo per questo serviranno oltre 12 miliardi. Voi state pensando anche un po' di modulare le promesse, l'attuazione delle promesse fatte agli elettori, dalla flat tax al superamento della legge Fornero. Ecco, come arriverete alla legge di bilancio di quest'autunno? Ma innanzitutto noi dobbiamo fare un esercizio di grande umiltà e dire: noi siamo adesso entrati nei vari ministeri, principalmente quelli, diciamo, di cui stiamo parlando, quindi il MEF, e dobbiamo andare a vedere esattamente quello che ci aspetta, quello che troviamo e come, in che stato sono effettivamente i conti pubblici, perché molto spesso si fa un gran parlare di numeri, ma poi alla fine diciamo, le tabelle che troviamo all'interno dei vari ministeri non rispondono mai a quello che è il dibattito pubblico. Quindi noi dobbiamo partire da un'analisi concreta di quello che è lo stato attuale finanziario italiano e da lì poi pianificare una strategia in base a quelli ovviamente che sono i nostri punti fondamentali. È chiaro che l'Italia ha bisogno di essere ripensata anche a livello strutturale, con riforme che vadano non soltanto nella direzione di avvicinare il cittadino alle istituzioni, ma che vadano a sburocratizzare e soprattutto a permettere di rientrare di quei costi inutili che in questo momento chiaramente lo Stato italiano è oltremodo sobbarcato. Eppure tutto questo vi fa piovere addosso accuse di annacquare le promesse che avete fatto, di
rinviarne l'attuazione, la flat tax già si parla se introdurla prima per le imprese, poi per le famiglie e così via. Non temete di essere esposti in qualche modo in questa maniera? Ah, siamo sicuramente esposti, perché adesso siamo noi al governo e siamo noi che riceveremo tutte le critiche. Ma quando ci saranno i primi segni visibili di queste riforme promesse? Ma io credo che il primo annuncio che è stato fatto, e poi rimando agli annunci ufficiali del governo, credo che già nel 2019 noi potremmo introdurre delle regole più certe per gli italiani, sia per quanto riguarda la flat tax, sia per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, ma è ovvio, è fondamentale far passare il messaggio che tutte queste misure, che sono così importanti, ma sono anche, tra virgolette, una evoluzione fondamentale del nostro Paese, non possono avvenire, dall'oggi al domani. Serve, ripeto, una base fondamentale di studio per capire i conti pubblici in che condizioni sono e poi pianificare e programmare correttamente il passaggio verso nuove misure. Non dimentichiamo un aspetto: il governo entrante, il governo 5 Stelle Lega, ha in questo momento tutta una serie di adempienze che in realtà erano in carico al governo precedente. Che significa? Significa che la macchina non ha mai smesso di funzionare, e quindi ci sono tutta una serie di regolamenti, tutta una serie di decreti attuativi dei vecchi provvedimenti che ad esempio non sono stati fatti, non sono stati affrontati, quindi ci sarà sicuramente un tempo durante il quale il governo andrà a regime e verranno pianificate e programmate queste riforme, queste proposte che chiaramente necessitano ovviamente di tempo, ma la data che al momento abbiamo fissato è quella del 2019. E a proposito di riforma fiscale, Conte ha promesso alleanza finanziaria tra Stato e contribuenti e carcere per gli evasori. Scatteranno davvero le manette per gli evasori fiscali? Beh, in altri paesi la mancata contribuenza è punita in maniera estremamente severa. Non dimentichiamoci che, da un mio modestissimo punto di vista, il mancato contribuente, quindi non il mancato contribuente, che anche una persona che non ha un reddito è un mancato contribuente, per così dire, ma un evasore fiscale percepisce un doppio beneficio, perché oltre a non pagare le tasse per quei servizi che riceve, in realtà quei servizi poi lui comunque sia ne usufruisce, quindi il danno per la cittadinanza, per la collettività è doppio secondo me, e noi dobbiamo proprio intervenire in quel senso, cioè dobbiamo far emergere tutto quello che finora non è emerso per vari motivi, e dobbiamo restituire a tutti i cittadini dei servizi migliori proprio grazie a questo nuovo valore emerso, e io credo che ne gioveranno tutti i cittadini, tutta la nostra comunità, quindi non vedo alternativi a questa direzione. Sulla riforma pensionistica avete un po' spiazzato tutti, quota 100 riceve il sostegno, il plauso dei sindacati, Liberi e Uguali, che è un partito di sinistra, si dice disposto in qualche modo ad appoggiarvi. Non era una legge veramente troppo rigorosa quella della Fornero e punitiva per i lavoratori anziani? La Fornero è intervenuta in un momento molto particolare per l'Italia, e quindi probabilmente abbiamo subito un doppio colpo, un momento di estrema crisi per l'Italia, e purtroppo nel passato abbiamo visto che alcune riforme, alcune leggi, alcune decisioni che sono state prese sono state purtroppo decontestualizzate. È chiaro che la Fornero ha contribuito a colpire, a escludere una grande quantità di persone e di soggetti. Una riflessione che non è stata fatta, ad esempio, è sul fatto che molte di quelle competenze, molte di quelle persone che si avvicinano all'età pensionistica sono abbandonate, e con esse è abbandonato tutto il valore che loro portano con sé. Questo io credo che sia un grande errore.
un grande errore è la perdita di conoscenze, la perdita di quella, tra virgolette, esperienza che molte persone si portano con loro, che magari nel momento in cui potrebbe essere davvero utile tutta quell'esperienza, addirittura non hanno, perdono addirittura il lavoro, non trovano una ricollocazione e non hanno neanche diritto ad essere collocati in pensione. Quindi credo che la riflessione che vada fatta sia davvero molto più ampia, quindi non limitata soltanto a aspetti pensionistici, quindi quando, come e chi collocare al riposo, ma anche come accompagnare, soprattutto riguardo anche a un senso di collettività differente, a come estrarre da queste persone che stanno in una determinata fase della loro vita tutto quello che noi possiamo raccogliere e fornire come esperienze e come bagaglio culturale che possono ancora, ripeto, fornire alla nostra società. We'll be right back.